Sara Tuminelli è una giovane nissena laureata in mediazione linguistica e culturale a Siena, che ha scelto di intraprendere il percorso del Servizio Civile Universale alla Casa delle Culture del Volontariato a Caltanissetta. Sono entrata qui in quanto ho letto il bando che era stato pubblicato. Il progetto si chiama Accogliamoci, principalmente mirato agli migranti, quindi da aiutarli anche burocraticamente a fare una sorta di mediazione tra loro e le istituzioni. Però qui facciamo anche altro, ho scoperto poi appunto svolgendo il mio ruolo, come ad esempio il Banco Alimentare. Ci sono alcune famiglie che hanno un reddito molto basso e magari vengono qui chiedendoci una mano e noi gli aiutiamo attraverso il Banco Alimentare. Non sapevo ci fossero così tante associazioni, adesso ho diciamo, una cultura decisamente migliore rispetto a questo e mi piace l'impegno che ognuno ci mette a gratis alla fine, in maniera gratuita aiutano tante persone e il MOVI è anche un punto di riferimento, qui si svolgono diverse attività. Io comunque qui svolgo 5 ore. Dalla mattina dalle 8:30 fino all'1:30, come un part-time qualsiasi, solo che mi ha dato quella spinta in più a livello lavorativo. Esperienza lavorativa e sociale, la sua come quella degli altri giovani tra i 18 e i 29 anni di età che in 12 mesi, superate le selezioni, potranno mettersi in gioco potenziando le proprie competenze e facendo nuove esperienze. Sono quattro i posti disponibili in struttura per seguire il progetto del MOVI, il movimento di volontariato che ha sede in via Xiboli. Sono circa 25 le ore settimanali di servizio. Le domande degli interessati possono essere presentate entro le 14 di mercoledì 26 gennaio. Sulla piattaforma dedicata. L'esperienza prevede inoltre un rimborso spese per i volontari selezionati di 444,30 € al mese e l'esperienza maturata sarà successivamente valutata anche ai fini di concorsi pubblici al pari del servizio prestato nella pubblica amministrazione.